Buongiorno e bentornati a Medicina 33. Un intervento radicale per rimuovere un tumore alla prostata è un intervento salvavita, ma che può avere delle conseguenze sulla sessualità di coppia. Vedremo come risolvere, perché è possibile. Questi sono i cilindri che vanno all'interno dei corpi cavernosi. 5 anni fa la diagnosi di un tumore alla prostata. Così Fabio si sottopone ad un intervento di prostatectomia radicale che gli salva la vita, ma lascia un altro problema. Ho avuto un altro grande problema, che era più, non avevo più la funzione erettile. Questo mi è successo all'età di 50 anni. Mi sono trovato in una situazione disagiata, e non sapevo che cosa fare. Ho provato tutto e di più, le compresse, le punture, però alla fine non risolvevano il grosso problema che ho io. Talvolta la terapia a base di farmaci nelle persone con difficoltà erettile non ha alcun effetto. Sono dei farmaci che hanno una grande efficacia terapeutica, però molti pazienti non rispondono, oppure altri pazienti hanno degli effetti collaterali post assunzione del farmaco molto importanti. I pazienti che hanno effettuato invece una chirurgia oncologica, 90 volte su 100 non rispondono neanche a questi farmaci. Una soluzione ai problemi di deficit erettile può arrivare da dispositivi ad altissima tecnologia. Si tratta di protesi che possono essere idrauliche e non idrauliche. Non idraulici sono semplicemente 2 cilindri che vanno all'interno dei corpi cavernosi che permettono al pene di avere una rigidità costante. Il device idraulico è un device che si gonfia e che si sgonfia manualmente e quindi simula il meccanismo fisiologico dell'erezione. Quello che noi facciamo è un intervento mini-invasivo, una piccola incisione non sullo scroto ma sulla pancia del paziente. Riusciamo in un tempo rapidissimo, circa 15 minuti, ad impiantare tutto il device. I 2 cilindri vanno all'interno dei corpi cavernosi, si gonfiano e si sgonfiano. C'è poi un meccanismo che è un meccanismo attivatore, una piccola pallina che va all'interno della borsa scrotale e un serbatoio riempito con soluzione fisiologica che si mette nella pancia. I pazienti candidabili non hanno una età definita, possono essere dei pazienti molto giovani, soprattutto pazienti che hanno un diabete che non riesce più ad essere controllato e quindi dà problemi di natura vascolare, pazienti prostatectomizzati, quindi che hanno subito una chirurgia oncologica per un tumore alla prostata, ma anche pazienti anziani che hanno un deficit erettile che non risponde più alla terapia medica. Chirurgia che però non è riconosciuta dai LEA, i livelli essenziali di assistenza. Le strutture pubbliche, alcune strutture la offrono con numeri molto limitati, ma la maggior parte delle strutture non danno la possibilità all'uomo di effettuare questa chirurgia. Una donna che subisce una mastectomia per un tumore al seno ha il diritto di fare un impianto di protesi mammaria, mentre l'uomo purtroppo ancora oggi non ha il diritto di impiantare un device, ovviamente quando lo richiede, tipo questo, per risolvere il problema emotivo psicologico della disfunzione erettile che altera la sua qualità di vita. Dopo l'intervento alla prostata, per Fabio non è stata semplice. La forza per reagire è arrivata soprattutto dalla moglie. All'inizio c'è stato il momento proprio della depressione, poi lui si era isolato, non voleva parlare. La donna, diciamo che è supportata diversamente, invece magari l'uomo è visto ancora come un tabù. Cioè non se ne parla anche a livello, ma anche col medico stesso. Si mettono così alla ricerca di una soluzione e su internet scoprono l'esistenza della protesi peniena. E nessuno comunque ci aveva parlato di questa cosa e ci siamo dovuti documentare da soli. Dietro c'è un mondo che comunque uno deve riuscire anche a capire qual è la soluzione giusta. È un'enorme possibilità. Di tornare secondo a me vivere, la gente è un modo per tornare veramente, esatto, a vivere, perché veramente è... Per capirla ci devi passare, triste, come diceva quello. Triste, quindi. Perché magari uno ne parla così dal di fuori, sembra, però poi trovandosi dentro non è una bella cosa. Posso dire adesso, dopo tutta questa tragedia che mi è passata, sono ritornato ad avere una vita di coppia normale, che, come ci avevo prima, della malattia. Grazie, e con questo vi saluto, come sempre l'appuntamento è con Medicina 33. Arrivederci.
We'll be right back.